Lei dice che Pechino è stata indicata da Trump come una specie di nemico assoluto, se riassumo bene, che c'è stato, che c'è un'escalation di questi rapporti e il rischio di una nuova guerra fredda, mentre invece hanno entrambi dei torti su alcune materie, per esempio sul riscaldamento globale, che è l'argomento del giorno. Però io le chiedo, se ci fosse, o se lei già la giudica così, una nuova guerra fredda, una guerra commerciale, tutto sommato ne stiamo vedendo le tracce in questo momento sul tema del memorandum, sull'irritazione che ha avuto l'amministrazione americana e le pressioni che sta facendo sul governo, ma anche su come il governo è tirato dalla Cina. Ecco, se fosse una nuova guerra fredda, e se la possiamo definire così, lei da che parte starebbe e come si comporterebbe con la Cina e lo firmerebbe se fosse ancora Premier il memorandum? Guardi, la Cina e gli Stati Uniti hanno entrambi una caratteristica fondamentale e principale. Sono le due nuove superpotenze del mondo, sono due e sono enormi. Per trattare con gli Stati Uniti e con la Cina c'è un'unica possibilità di farlo e farlo come europei tutti insieme, sia con gli uni sia con gli altri. Chiunque di noi europei, che siamo noi italiani o che siano i francesi o anche che siano i tedeschi, o gli inglesi stessi che hanno immaginato col Brexit di tornare alla loro vecchia forza, potenza. Qualunque di questi paesi europei, se pensasse di poter ragionare con gli americani o con i cinesi allo stesso livello da solo, sbaglierebbe clamorosamente. Per cui, io penso che stia emergendo una nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina. Basta leggersi il discorso che ha fatto il vicepresidente americano a Miami in autunno, scorso. È un discorso nel quale, teorizza la nuova guerra fredda contro la Cina. D'altronde, in una certa destra americana, il bisogno di avere un nemico è sempre fondamentale. È stata Sì. l'Unione Sovietica prima, poi questo nemico è mancato in questi anni e adesso l'hanno ritrovato nella Cina. Quindi mi viene da dire che l'unica chiave Sì, possibile è l'Europa, sì, lo però dico anche quando rispetto diciamo, alle cose. scusi se le dico questo, però ha ragione, sicuramente la chiave è una chiave europea, però oggi non è una chiave europea, oggi è una chiave nazionale, cioè c'è anche l'Europa che si è arrabbiata con noi, con l'Italia, e ha mandato dei segnali. Però oggi c'è una scelta da prendere, da assumere, che il governo deve assumere fra 10 giorni, è una scelta italiana, il tema è sì, però la Francia e la Germania fanno accordi, che poi sono accordi del tutto diversi da un memorandum, naturalmente, e allora perché noi no? Allora, dentro questa cosa che stringe l'Italia in questo momento, io le chiedo che cosa farebbe lei e che cosa il Partito Democratico, comunque lei è membro, da che parte deve spingere il Ma Partito guardi, non ho Democratico? dubbi che le parole di Mattarella dell'altro giorno sono state le parole che hanno chiarito, nel senso che ci sono mille argomenti e mille caveat che consentono di evitare che la firma di eventuali accordi in quella direzione scavalchino alleanze, regoli e ci sono mille modi per limitare i rischi rispetto a questi accordi. Io penso che un rapporto intenso e profondo con l'Asia e soprattutto con la Cina sia importante, questo però non è e non deve essere alternativo con i nostri rapporti tradizionali. Quindi credo che bisogna perseguire la strada rispetto soprattutto a quei caveat, quindi a quelle clausole, a tutte quelle limitazioni. Però ripeto, la cosa che a me spaventa di più è la baldanza con la quale o anche un po' la superficialità con la quale il governo si muove su questi temi senza rendersi conto che la debolezza economica, la debolezza politica dell'Italia, fanno dell'Italia una facilissima preda. Quindi credo che ci sia bisogno di alzare il livello di attenzione attorno alla vicenda di quello che accadrà, fra 10 giorni, di farlo quindi senza superficialità e di farlo con moltissima attenzione. Però Ma ripeto, l'Italia deve sul restare clima, sulla atlantista. protezione dei dati personali, sulla questione del commercio internazionale, sono tutte questioni sulle quali non c'è nulla che nessun paese europeo possa immaginare in prospettiva di fare da solo che sia vincente. Questo è il motivo per il quale, quando io dico che ci vuole l'Europa, non è che sono il solito europeista noioso, dico semplicemente che qualunque paese europeo va sott'acqua nel rapporto con gli Stati Uniti e con la Cina se la gioca da solo. Viceversa, se siamo insieme, siamo in grado di, per esempio, come abbiamo fatto con Trump, di bloccare i dazi nei confronti dell'Europa. Se ci andavamo noi da soli italiani, anche soli tedeschi, non ci sarebbero riusciti. E la stessa cosa vale con la Cina, per esempio, sulla questione della protezione dei dati personali, che sarà la vera guerra del futuro, il vero petrolio del futuro, è chi controlla i dati personali. E gli cinesi e gli americani hanno filosofie
che non sono le nostre, noi dobbiamo assolutamente rendere l'Europa più forte, noi attraverso l'Europa in grado di bloccarle. Lei sembra mettere sullo stesso piano però Stati Uniti e Cina, questo era su questo che cercavo comunque una risposta. Io metto sullo stesso piano, sì, guardi, metto sullo stesso piano gli Stati Uniti di Trump, lo dico con grandissima nettezza. Trump ha completamente cambiato il rapporto che è in corso e che è tradizionale degli Stati Uniti con l'Europa, ha considerato l'Europa un nemico, quindi io penso che il vero momento chiave della politica mondiale dei prossimi anni saranno le elezioni americane dell'anno prossimo. Se Trump vincesse di nuovo le elezioni, cosa che io veramente non mi auguro, no, io penso che tutta l'Europa finirebbe nelle braccia della Cina, rischierebbe di mettersi nelle braccia della Cina, perché i paesi europei, divisi tra di loro, come purtroppo oggi lo siamo, finirebbero per essere attratti dalla potenza cinese. Viceversa, una vittoria di un democratico o di una democratica credibile negli Stati Uniti consentirebbe di riprendere un legame che oggi purtroppo è venuto meno su tantissime questioni. Quindi la questione dirimente oggi è Trump e i danni che Trump ha fatto e la possibilità di recuperare con le elezioni dell'anno prossimo. Tommaso Labate.